Siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio nel mondo del digital marketing. Insieme abbiamo scoperto le diverse anime di questo settore così cruciale, ne abbiamo analizzato il vocabolario e i trend chiave, abbiamo esplorato alcune delle sue professioni. Proprio parlando di professioni, vediamo adesso quali sono le caratteristiche e le attitudini utili per chi volesse mettersi alla prova in questo mondo. Tra le cosiddette hard skills, cioè le competenze tecniche, non può mancare la capacità di pensiero strategico. Il digital marketing richiede visione d'insieme, ci chiama cioè a pensare alla nostra strategia come a un sistema di leve e di strumenti che agiscono l'uno in relazione all'altro. Social media, siti web, email, comunicazioni dirette, contenuti, e-commerce e influencer. Il consiglio è: individuate tutti gli ambiti principali da esplorare nella strategia, approfonditeli e collegate a ciascuno di questi un obiettivo preciso e misurabile. Per esempio, incrementare le visite al sito, aumentare il numero di iscritti alla newsletter, stimolare le interazioni sui canali social oppure generare nuovi contatti da targetizzare con nuove azioni di marketing. Poi esercitatevi a metterli tutti dentro un'unica mappa, come se fossero parte di un unico percorso che si svilupperà secondo i propri tempi e modi. La seconda hard skill fondamentale, oltre alla strategia, è la capacità di analisi. Non esiste digital marketing senza analisi dei numeri. Per ognuno dei canali e degli strumenti che avrete scelto, analizzate quindi nel dettaglio le metriche chiave di successo e non smettete mai di misurarle nel tempo, attraverso gli strumenti di analisi delle piattaforme. Dagli analytics di Google a quelli dei social media, per esempio. Attraverso la lettura dei numeri sarete sempre più capaci di interpretare i fenomeni che stanno dietro alle vostre azioni e anche a quelle degli utenti. Se parliamo invece di soft skill, le parole d'ordine sono tre: curiosità, capacità di ascolto, problem solving. La curiosità ci spinge ad adattarci al cambiamento. Chi fa questo mestiere si accorge presto del fatto che nessun anno è uguale a un altro, come nessun progetto è uguale a un altro. La capacità di ascolto ci invita a considerare le tecnologie digitali come uno strumento di relazione. Serve una sorta di empatia digitale in chi fa digital marketing, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzate. Dall'altro lato della vostra interazione ci sono persone reali con bisogni reali, quindi ascoltateli, imparate a comprenderli. Il problem solving serve invece per approcciare le più varie situazioni che ci presenteranno quando qualcosa non andrà nel verso giusto e noi dovremo trovare il modo per raggiungere comunque i nostri obiettivi. Si sa che dagli errori spesso nascono anche fattori di successo. Riconoscerli e affrontarli è la vera sfida. Con il concetto della sfida si chiude questo nostro viaggio all'interno del digital marketing. La sfida più grande è trovare un nuovo modo di essere sul web e di comunicare, un nuovo linguaggio che possa essere realmente risonante in un mondo che cambia e che è così ricco di contenuti, esperienze, possibilità di stimolo. Rick Levin, autore del Crew Train Manifesto, testo simbolo fondamentale del 99 che ha presentato le 95 tesi che le imprese devono seguire nel mondo interconnesso, ha scritto che autenticità, onestà e una voce personale sono alla base di gran parte di ciò che ha successo sul web. La ricerca di questa autenticità è il cuore del digital marketing, perché sta alla base della sua reale efficacia. Siate reali perché le persone lo desiderano e soprattutto non siate il fattore che interrompe i loro interessi, provate a diventare uno dei loro fattori di interesse. Adesso non vi resta che accogliere la sfida e cominciare.